Bentrovati con le news di sport di ATV Marche in questa edizione del lunedì nella quale andiamo a ripilogare quello che è accaduto nel fine settimana, ovviamente cominciando dal calcio. Fermo il campionato di Serie B per la sosta che coincide con la pausa per le nazionali, si è giocato invece nel girone B di Lega Pro e allora andiamo a vedere i risultati e la classifica. Turno di campionato 34esimo che si era aperto sabato con l'anticipo terminato 2-2 tra Rimini e Reggiana. Nella giornata di ieri Alessandria-Ferenzuola 1-1, Carrarese-Siena 3-0, Cesena-Olbia 1-0, Lucchese-Fermana 1-1, Pontedera-Imolese 2-0, Recanatese-Montevarchi 3-1, la vittoria del Gubbio in casa del San Donato Tavarnelle 2-1, Torres-Ancona 1-1 e a Pesaro la vittoria della Virtus Entella sulla Vis per 2-0. Andiamo con i commenti post partita, intanto cominciamo da quelli di mister Colavito per un Ancona che non riesce più a vincere, ma ieri ci è andata davvero molto vicino. Il pareggio in casa della Torres sa di amaro in bocca. Un passo indietro non era semplice per noi fare il risultato pieno qui, ma lo sapevo, l'episodio chiave c'è stato e non l'hai sfruttato, però i ragazzi si sono impegnati, veramente hanno dato tanto per la maglia, per la città. La potevi anche vincere questa partita, perché comunque l'occasione c'è stata. È chiaro che poi alla fine la ripartenza la puoi anche perdere, quindi ci prendiamo sto punticino. Mancano ancora 4 partite, sono 12 punti in palio, quindi vediamo che cosa succede. L'importante è che lo spirito dei ragazzi che sono scesi oggi in campo è lo spirito giusto, lo spirito che ho visto contro il Cesena. Oggi comunque i ragazzi hanno anche stretto i denti perché avevamo assenze importanti, quindi chi ha giocato ha dimostrato di esserci, di valere. Quindi alla fine ci prendiamo questo punticino e prepareremo al meglio la partita contro la Carrarese. È un campionato, l'avete visto anche ieri, cioè nel senso che la Reggiana deve lottare per vincere il campionato e comunque ha pareggiato al 93esimo. Quindi è un campionato difficile, la prima può perdere con l'ultima e viceversa. Quindi diciamo che ogni annata è una storia a sé. Noi stiamo, a livello di risultati, stiamo pagando in questo periodo. Ci sono stati momenti buoni, momenti un po' altalenanti, però alla fine diciamo che non siamo mai entrati in un tunnel, anzi. Cioè io quando vedo questo spirito a me fa piacere, perché poi bisogna tener conto che qui la Torres doveva vincere oggi. È vero che poi vi ho visti tutti contenti, come se fosse venuto il Manchester City qua, cioè sarebbe l'Ancona, no? Quindi vi ho visto... Io ho visto un incitamento da parte della tribuna impressionante. Cioè la tribuna non ha smesso un attimo di incitare i ragazzi. Avete pareggiato, ma ci mancano 4 partite. Oggi dovevate vincere. Noi dovevamo vincere e è uscito fuori un pareggio. Certamente sono più contento di stare nella mia posizione che nella vostra. La classifica con la Reggiana in testa 73 punti, Entella 71, Cesena 69, Carrarese 57, Gubbio 55, Ancona scavalcata dunque anche dagli Ugubini, resta ferma quota 54, Pontedera 53, Siena 48, Lucchese 46, Rimini 44, Recanatese 42 punti, Fermana 40, Ferenzuola 39, Olbia, Torres 35, Vispesaro 33, Alessandria 32, San Donato Tavarnelle e Imolese 31, chiude il Montevarchi con 27 punti. Con la vittoria di ieri la Recanatese sale dunque a quota 42 e si trova in quel limbo quasi con un'apertura anche al sogno di correre dietro alla zona playoff, ma Pagliari vola basso e dice non siamo presuntuosi. Sentiamo. Una grandissima soddisfazione, forse tra le prime delle mie 600 panchine, perché ho vinto i campionati, ho fatto i playoff un po' da tutte le parti, però quest'anno veramente i ragazzi e la società nei momenti di difficoltà mi è stata vicina, il direttore, dove i ragazzi sono stati veramente straordinari anche oggi in svantaggio, in un momento particolare, ribalti una situazione, una partita così, è la forza di questo gruppo ogni volta che è caduto, anche le ultime partite, dopo Alessandria abbiamo vinto a Fiorenzuola, abbiamo perso male con il Gubbio, siamo andati a vincere a Rimini, perciò c'è solo da fare i complimenti a questi ragazzi perché lo meritano e adesso pensiamo a Reggio perché mancano 4 partite, insomma noi dobbiamo battere il record dei punti dei Recanatesi in Serie C.
non c'è stata mai, insomma. Grande cuore contro una squadra che ci ha messo in difficoltà, perché è una squadra molto aggressiva, con delle idee, e perciò sicuramente è una grandissima soddisfazione, una gioia incredibile. E così, adesso da martedì pensiamo a Reggio. Non rido perché c'è il direttore che sta fuori, no? Però cioè, noi gli obiettivi nostri è raggiungere la matematica salvezza, della salvezza ancora non c'è, però oggettivamente stiamo con i punti dai playoff, però ecco. Adesso sarebbe anche presuntuoso, fino a 2 mesi fa, pensare che a 4 domeniche dalla fine avevamo 42 punti e sarebbe stato un sogno. Adesso non bisogna essere presuntuosi, fare il massimo da queste 4 partite, però insomma pensare ai playoff diventa una cosa. Poi io non vi dico quello che penso di me, insomma, è quello che ho dentro al cuore, però sicuramente questi ragazzi, bisogna fargli veramente i complimenti, perché hanno fatto un girone di ritorno tra le prime in assoluto di tutto il girone. Scendiamo in eccellenza, fermo il campionato di Serie D, in questo caso per risultati classifica della 27esima giornata. 2-1 dell'Atletico Ascoli sul Val di Chienti, la Maceratese batte il Chiesanova 2-0, Porto Sant'Elpidio batte Jesina 2-1, Atletico Gallo Castelfidardo 1-1, la vittoria del Montefano in casa del Fabriano Cerreto per 2-0, Marina Fossombrone 1-1, Osimana batte Urbino 1-0, la vittoria dell'Atletico Azzurra Colli 3-1 in casa della San Giustese, classifica Atletico Ascoli 47 punti, Fossombrone 46, Montefano 45, Atletico Gallo e Atletico Azzurra Raccolli 44, Osimana 43, Urbino 40, Jesina 39, Valdichienti 38, Maceratese 37, San Giustese 33, Castelfidardo e Chiesanova 30, Fabriano Cerreto 25, Marina 18, chiude il Porto Sant'Elpidio con 11 punti. Ci occupiamo di futsal ora, perché questo è stato il fine settimana della Final Four di Coppa Italia. L'Ital Service Pesaro stavolta non riesce nell'impresa di bissare la vittoria in semifinale e si inchina proprio in finale al Real San Giuseppe. La finale di Coppa Italia è finita 3-1 per il Real San Giuseppe, al termine di un match in cui l'Ital Service Pesaro, stremata, stanchissima dopo la semifinale, ha lottato alla pari pagando a caro prezzo un paio di episodi. Pronti via, e De Oliveira chiama subito in causa Bello Buono. Il 12 dei Vesuviani deve volare per togliere la sfera dall'angolino basso alla sua sinistra. Il Real cresce con il passare dei minuti, ma per la prima vera occasione bisogna attendere il sesto, quando Galletto si ritrova tu per tu con Putano, ma allarga troppo il mancino. Schiocchetta ci prova al volo e per poco non trova il gol del mese. Risponde il Real con Cesaroni, che fa tutto bene ma con il destro non inquadra la porta. Ci va ancor più vicino Patias, che accarezza il palo alla destra di Putano. De Oliveira centra invece la traversa a porta sguarnita. Tocca a Salas spezzare l'equilibrio del match poco prima dell'intervallo. Il paraguaiano, ben servito da Patias, non dà scampo a Putano e 0-1 alla fine del primo tempo. Avvio di ripresa favorevole all'Ital Service, che dopo un paio di buone occasioni la butta dentro con Fortini, ben servito da De Oliveira direttamente su rimessa laterale. Ma passano appena 3 minuti e un destro potente di Patias vale il 2-1 dei campani. Bello Buono in 2 tempi salva su De Oliveira, così a 5 dalla fine Mister Colini si gioca il power play, ma su un tiro di Cesaroni De Oliveira tocca con la mano e viene espulso. In inferiorità numerica i biancorossi subiscono il definitivo 3-1 siglato da Gianluca. La coccarda tricolore è della Real San Giuseppe. Pesaro esce sconfitta, ma a testa altissima. Ora il basket, con la sconfitta per la VL Pesaro sul parquet di Bologna contro la Virtus, che si impone 88-76. Virtus che mantiene il primato in classifica, una partita ad alti ritmi che ha visto gli ospiti lottare per tutto il primo tempo ma lasciare poi andare gli avversari nella seconda metà. VL che parte bene con dinamicità e molta grinta che le permettono di guidare sul 10-19 dopo 5 minuti dall'inizio, 32-24 alla fine della prima frazione, 45-42 invece a fine primo tempo. Nella ripresa la Virtus piazza un parziale di 4-0 che sembra dare ottime speranze per un colpo di reni che chiuda la partita, ma Pesaro non molla e torna a farsi sotto con Karalampopoulos, il solito Citam. La Virtus tiene botta ai ritmi alti nonostante le tante assenze, grazie ad un'ottima prestazione di Wims, che sale a quota 16 punti nel terzo quarto, e finalmente anche di Ljungberg, che torna a segnare canestri importanti. Il terzo quarto si chiude 68-54.
La Virtus, come da manuale, non abbassa la concentrazione, allunga fino al più 20 nell'ultimo parziale grazie ad un buon ritmo mantenuto ed un buon giro palla che ha permesso canestri più facili. Pesaro non ha trovato sicurezze ed è troppo poco ciò che hanno portato alla causa sia Delfino che Visconti, ovvero 4 punti in 2 con entrambi in campo per più di 14 minuti. La Virtus è stata brava a tenere la concentrazione prima di un doppio impegno molto impegnativo con molti minuti dati a tutti e finendo con 4 giocatori in doppia cifra. Il risultato finale, come abbiamo detto, è quello di 88 a 76 per la Virtus Bologna. La Lube ora con la vittoria nella terza gara dei quarti, della serie dei quarti di finale playoff, un cuore biancorosso che pulsa forte e che riesce a restare ancora in vita. Riaprendo la serie contro la WVU Verona, è accaduto nel match dell'Eurosole Forum di ieri pomeriggio. La Lube non ne vuole sapere ancora di abdicare il proprio tricolore e quindi sabato 1 aprile in Veneto alle 20:30 gara 4 sul campo di Verona. È sotto 2-1 nella serie al meglio delle 5 partite. I biancorossi inseguono un successo esterno per riportare la situazione in parità e giocarsi l'eventuale bella proprio all'Eurosole Forum. Vogliono ancora tenersi stretto lo scudetto gli uomini di Blengini per appunto questa serie dei quarti playoff. Chi prevarrà nella serie tra Lube e Verona affronterà in semifinale la vincente del quarto tra Perugia e Milano, con gli Umbri avanti 2-1 ma messa a dura prova dai Meneghini negli ultimi due match. La squadra perdente tra Lube e Verona invece finirà nel girone dei playoff del quinto posto per la regular season, 3-0 netto della formazione appunto della Lube. Serie A femminile, andiamo a riepilogare quello che è accaduto intanto, perché sono serviti 140 minuti di gioco per stabilire la vincente del confronto del Pala Barton, 2-3 per la Megabox Valle Foglia sulle padrone di casa della Bartoccini. Forte Infissi Perugia, appunto guadagnato dalle Umbre, basta per escludere Macerata dalla Serie 1 ma non per mettere al sicuro la salvezza. Dall'altro lato invece ci sono le buone notizie per la Megabox, che dà un altro strappo, sfugge in avanti fino al 13-19 per chiudere 21-25 e con anche il terzo parziale che parte con Valle Foglia più incisiva, ma le Umbre sono ben consce dell'importanza della posta in palio e non si danno per vinte. Parità che regge fino al 21 pari, poi Cosceleva e Drius danno la spinta vincente per il 23-25. All'angolo Perugia torna in campo con il fuoco negli occhi, con Guerra, Gardini e Wacalor, gestisce senza ansia il vantaggio accumulato per il 2-2 che porta il confronto al tiebreak. Tiebreak che ripercorre la stessa sceneggiatura della partita, match in sostanziale equilibrio, colpo su colpo, si arriva in una situazione statica sull'11-11, poi Valle Foglia si mostra più lucida nel finale tirato che regala i due punti alla squadra di Mafrici, MVP dell'incontro, Cosceleva che chiude con 18 punti devastanti, a muro Mancini che chiude con 9 blocchi, 16 punti in tutto, mentre Drius va a referto con 19 punti. Altro tiebreak, quello che ha visto però perdere Macerata a Pinerolo, è stata una battaglia serrata al Palabus Company di Villa Franca e in questo caso però per la CBF Balducci di Macerata finisce già la sua esperienza in Serie A. La retrocessione è infatti matematica. A partire meglio nello scontro diretto salvezza sono le ospiti, che nella bolgia di Pinerolo sorprende le padrone di casa lottando e conquistando i vantaggi del primo set e confermando la serata di grazia nel secondo, chiuso 19-25 sotto 0-2 senza più nulla da perdere. Le padrone di casa riportano la gara sui giusti binari, prima dominando la terza frazione e poi imponendosi con autorità nella quarta. Si arriva così al soffertissimo tiebreak, spinta dal calore del pubblico, le ragazze di Pinerolo si prendono subito un margine che riescono poi a mantenere fino alla fine. Per quello che riguarda la CBF Balducci, in attacco la migliore Chaussy con 19 punti, a fare la voce grossa a muro invece la Albrecht, 6 dei 13 di squadra, e nel dopogara c'è l'amarezza per Macerata, che vede dunque diventare matematica la retrocessione in Serie A2. Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo che come di consueto le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito tvmarche.it ma anche sulla nostra pagina Facebook di ATV. Grazie ovviamente per l'attenzione, l'augurio di una buona serata in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci.